Buonasera a tutti. Questa sera faremo la nostra lezione utilizzando un pallone da gioco se lo avete a casa e se non l'avete potete anche utilizzare dei cuscini semplici. Due o tre cuscini più o meno di questa misura potranno sostituire l'effetto del pallone. Ci dà la possibilità questo piccolo attrezzo di... Aspettate, ci sono. Ci dà la possibilità di andare a posizionare la colonna vertebrale in un modo completamente diverso da quello in cui siamo abituati. E questo lo aiuterà diciamo, a far sì che si possa rendere più flessibile, a far quindi passare anche sangue in tutte le parti dove in genere passa meno, e quindi ci sentiremo sicuramente in una postura più aperta nelle spalle, ci sentiremo le gambe più leggere e ovviamente il tutto lavorando sempre con i soliti principi del Pilates, quindi centro forte e tutto il corpo che lavora sempre, tutto quanto insieme. Come lavora tutto quanto insieme? Facendo in modo di isolare le parti del corpo, quindi lavora proprio tutto insieme perché, ad esempio, mentre muovo le gambe, non devo muovere il bacino, non devo muovere la schiena, non devo muovere le spalle. In questo modo, proprio il fatto di isolare il movimento ci farà lavorare completamente anche non solo la gamba, in questo esempio, ma proprio tutto il corpo. E così per gli arti delle braccia, e così per la schiena, il concetto è sempre questo: poter strutturare tutte le nostre catene muscolari in modo che collaborino insieme e ci possa veramente ci possa servire a costruire questa cintura di sicurezza nel nostro centro e a far sì che tutte le altre articolazioni non abbiano carichi importanti. Chi ha problemi alla schiena lo dico sempre. Eviti di fare movimenti di scatto, di creare troppa rotondità, dopo lo vedremo se è la prima lezione che fate, troppa rotondità nella schiena, quindi troppa curva, no. E questi due principi saranno quelli che vi potranno aiutare anche a dare sollievo alla vostra schiena dolorante. Mi raccomando, il dolore è sempre il vostro termometro, quindi nel momento in cui il corpo non è, sente il bruciore, perché il bruciore è cioè, quello che cerchiamo, il lavoro muscolare che si deve sentire, ma quando sentiamo i dolori articolari, proprio perché il movimento fluido ci consente di fermarci in tempo rispetto proprio a quelle sensazioni, è il corpo proprio che ci sta dando un avviso e che ci sta dicendo questo ancora. Non sei pronta a farlo, non sei pronto. Quindi lo dobbiamo sempre rispettare. Le mie allieve affezionatissime, questo discorso oramai ce l'hanno anche loro a memoria, ma io non mi stancherò di dirlo perché è un concetto che in genere non è così chiaro e che invece fa davvero la differenza. Buona lezione, ci vediamo dopo. Via. Ok. Ci mettiamo con le gambe incrociate, sentiamoci bene seduti sugli ischi. Iniziamo con la palla al centro. Chi non ha la palla magari lo fa senza questo esercizio. Alcuni esercizi si possono sostituire con i cuscini, altri devo dire un po' meno. Se non avete un pallone a casa, si può trovare veramente anche al supermercato, in edicola, si trovano. Allora, portiamo le mani al centro della palla e andiamo a farla rotolare in avanti. Inspiriamo con le braccia tese ed espiriamo. Inspirando, ritorniamo su. Creiamo questo piccolo movimento per andare a sentire un po' il nostro corpo, la nostra schiena, iniziare a stendere i muscoli e
ad articolare anche bene la zona cervicale. E ancora in avanti, inspirando. Espiriamo. Allunghiamoci bene. Per tornare facciamo un po' di pressione con le mani e le braccia sulla palla. E ancora. Spingiamo ancora un po' di più le braccia dentro la palla, sempre tese. Allunghiamoci il più possibile. E ritorniamo. Sempre facciamo in modo che la testa salga per ultima, così anche le vertebre cervicali possono avere un po' di spazio tra loro. Facciamo lo stesso esercizio mettendo una pianta contro l'altra e di nuovo andiamo avanti. Allunghiamo il più possibile. E ritorniamo. In questo momento il movimento è molto semplice, cerchiamo di essere più concentrate nella respirazione, cioè nel modo di far arrivare l'aria nel più profondo della nostra pancia, fino al nostro ventre. Andiamo. E ritorniamo. E ultima volta, giù. E torniamo. Giriamo leggermente le spalle verso sinistra. Manteniamo proprio questa direzione del petto, diagonale, e facciamo la stessa cosa. Scendiamo giù. Torniamo. Non saltate questa sensazione di far salire la testa per ultima e di farla scendere per prima. Io faccio sempre questo esempio che secondo me è molto utile. Immaginate la vostra testa come un'ancora. Quindi prima scende giù l'ancora e poi si porta presso tutta la catena. Per tornare la stessa cosa, no? Il mulinello riporta su tutta la catena e solo alla fine l'ancora può risalire. Dall'altra parte. Fate movimenti fluidi, fermatevi prima, se avete dolori articolari, muovetevi, ma in base alle vostre possibilità. Questo perché magari ci può essere qualcuno di voi che ha dolore alla schiena oggi. E questo non vuol dire, soprattutto se vi siete alzati dal letto, siete andati a lavorare, a fare i vostri giri, non vuol dire appunto che siamo immobili a letto. Quindi questi movimenti non fanno altro che aiutarci, ma se li facciamo in maniera corretta. Allunghiamoci il più possibile. E ritorniamo. È importante che i talloni non siano troppo vicini al pugno, ci deve essere un po' di spazio in modo che le anche non siano proprio chiuse, questa zona dell'attaccatura del femore. Adesso portiamo la palla sulla mano sinistra, fate in modo che la mano si poggi a terra essendo un po' più avanti della spalla, quindi non dietro mai la spalla, leggermente più avanti. Andiamo a portare il braccio in alto, il sinistro. Inspiriamo. Andiamo a portare tutto il corpo in alto, anche il braccio che è tesissimo. E poi andiamo a inclinare il busto lateralmente verso la palla. Il braccio della palla è proprio tesissimo. Tutte e due sono tesissimi. Inspiro e ritorno. Ancora. Cresci in alto. E di nuovo scendi giù. Questi primi movimenti sono più lenti, più
dolci, più gentili, perché andiamo a innanzitutto a riscaldare bene il nostro corpo prima di dare esercizi importanti e soprattutto andiamo anche a stimolarlo sulle parti più profonde. Fuori l'aria, allungati più che puoi, cerca di non sollevare il gluteo opposto, ma di creare davvero forze opposte in modo che ci sia davvero un bel allungamento. Andiamo dall'altra parte, inspiro cresco, espiro scendo. E inspiro ritorno. Mi raccomando, ricordate la mano un po' più avanti della spalla per la mano che è sulla palla. Fuori l'aria. E inspira, torna. Fai sempre un po' di pressione con il braccio e con la mano sulla palla. Fai in modo di sentire il lavoro delle scapole. Ultima volta. Cresci prima verso l'alto e poi inclina il busto. Bene, adesso andiamo a divaricare le gambe, ognuno quanto può, e facciamo ancora una volta in avanti, laterale, laterale, però lo facciamo un po' più rapidamente. Ovviamente chi può aprire molto, insomma, fatelo, ma non è adesso importante strecciare troppo le nostre gambe, anche se le sentirete, quindi dove vi sentite più comodi. Sempre prima la testa, inspiriamo e scendiamo avanti, ci aiutiamo con la palla. Inspiriamo, risaliamo. Quindi un po' più veloce. Sempre la testa che scende per prima. Allungo bene la schiena e le braccia. E l'ultima volta al centro. Come prima andiamo lateralmente, giriamo entrambe le spalle e proseguiamo la linea della nostra gamba. Saliamo. Ancora. Cerchiamo di creare rotondità, ovviamente per chi sta bene, quindi il naso proprio che si vuole infilare dentro la pancia. Cambio lato, giù. La pressione delle vostre braccia sulla palla vi fa lavorare bene tutta la zona sotto delle braccia, dei bicipiti, delle scapole. Quindi non risparmiatevi. E voilà! Allora, ci siamo. Ci siamo scaldate abbastanza e andiamo a lavorare un po' di più sul nostro centro. Posizioniamo la palla tra le ginocchia, se non l'avete mettete i cuscini, e premiamo le ginocchia, premiamo la palla. Tenendo premuto, per chi ha dolore alla schiena, si tenga
con le mani sulle cosce, non crollate giù, ma scendete piano piano attivando bene l'addome, lo tirate dentro il più possibile, schiacciando sempre la palla e ritornate su senza andare completamente a terra. Per chi invece sta bene con la schiena, sempre prendendo la palla, scendiamo, inspirando. Una vertebra dopo l'altra a terra. Fuori l'aria quando arrivo con la testa giù e poi risalgo allo stesso modo. Prima la testa e poi vertebra dopo vertebra. Tutto questo sempre tenendo la palla compressa. Quindi attivo molto l'interno coscia. Quindi oltre all'addome lavoro bene l'interno coscia e creo la mia squadra. Tra interno coscia e addome. Allunghiamo la schiena, gomiti verso fuori, apri bene le spalle, spingile verso terra. Inspirando scendi. Fuori l'aria e risaliamo. Apri il petto. Giù. Chi se la sente, chi non ha problemi, fa con me tutto più rapidamente. Uno, due, tre, quattro. Due, tre, quattro. Scendo. Due, tre, quattro. Tre, quattro. Scendo. E stop. Prendo la palla, mettetela proprio sul metacarpo, questa zona tra polso e mano, e schiacciatela con le braccia tese. Mi raccomando, le spalle giù, spingetele, loro da sole non ci vanno, spingetele più che potete e mantenendo questa sensazione delle spalle lontane dalle orecchie, pressate anche la palla e facciamo la stessa cosa. La palla rimane pressata allo stesso modo, la stessa intensità sempre. Chi ha dolore alla schiena non scende completamente. Una volta che arriviamo, adesso porteremo le braccia proprio verso l'alto, sempre pressando la palla e riscendendo con la schiena le riportiamo in avanti. Quando arriviamo con la testa giù, portiamo le braccia dietro. E di nuovo. Io avanzo un po'. E scendo. Ancora. Ultima volta. Scendo piano, piano, l'ombelico dentro più che puoi. E rilascio bene le braccia.
Dietro, appoggiate pure la palla un momento. Arrivo subito. Andiamo a portare la gamba destra al petto, la tiriamo bene a noi, stendiamo la gamba al soffitto, la tiriamo ancora. E piego la gamba, inspirando, espirando la vado a distendere. Se proprio non riuscite a stenderla, provate a usare un asciugamano e a usarlo come gancio, no? Portate l'asciugamano oltre la pianta del piede e con i due lembi tirate. Stendiamo bene il più possibile e andiamo a tirare con le braccia la gamba un po' più verso di noi, verso il nostro la nostra fronte. Respiriamo. Più tiriamo, più dobbiamo respirare. Più il gioco si fa duro e più dobbiamo respirare. Quello ci aiuta davvero, la respirazione ci aiuta a lavorare in profondità e anche a poter rilassare alcuni muscoli. Chiudiamo un pochino la gamba sotto, portiamo le braccia in apertura e scendiamo giù con la gamba senza appoggiarla, la slanciamo e riscendiamo. La schiena deve rimanere sempre attaccata al tappetino. Se non ce la fate, mettete un cuscinetto sotto la testa e attivate davvero l'ombelico in dentro. Immobilizzate tutto, qualsiasi cosa, tranne la gamba, solo lei si deve muovere. Facciamo un cerchio, cercando di non muovere le anche il più possibile. Ancora un altro. E l'ultimo. Tirate l'ombelico così che le anche rimangano ferme. Facciamo un cerchio al contrario. E ripieghiamo la gamba al petto. Stendiamo tutte e due le gambe su. Incrociamo le gambe come se le volessimo accavallare. Prendiamo il ginocchio che ci sta più lontano e tiriamo le gambe al petto. Adesso portiamo questa caviglia alla parte esterna, aprendo bene il ginocchio, e andiamo a infilare una mano in questo buco, prendo la coscia e tiro di nuovo la gamba a me. Cambiamo, questo esercizio è molto utile per stimolare lo psoas e anche il piriforme, che a volte confondiamo questi due muscoletti sottili sottili e che ci danno problemi, ci fanno sentire una sensazione di bruciore alla gamba, ci bloccano le anche, è molto importante. Ho cambiato gamba, piego e stendo. Ogni volta quando stendo, tiro un po' di più. Non vi risparmiate. Com'è che dicevo sempre? Audaci, gentili ma audaci.
E con la gamba sotto, la schiena rimane bella ancorata a terra e la gamba scende, sale, senza far muovere nient'altro. Perché l'ombelico è forte, perché i muscoli della schiena vengono pressati a terra. Facciamo dei cerchi grandi, tenete tutto fermo, sfidante quando la gamba va lateralmente, tenete tutto fermo. Un altro e contrario. Riprendo la gamba, la tiro, tutte e due le gambe su, andiamo a cavallarle e tiriamo afferrando il ginocchio più lontano. Respiriamo profondamente. Portiamo la parte esterna del piede sul ginocchio, infiliamo questo braccio nel buco che si forma e andiamo a ritirare la gamba. Il ginocchio più lontano noi lo andiamo a ritirare verso il petto. Respiriamo. Dal naso prendo aria, fuori dalla bocca. Gambe tutte e due al petto e ci tiriamo su. Ok, ci andiamo a mettere a prendere le caviglie con le mani, per forza con le mani a prendere, ogni tanto insomma. Quindi il sangue mi ci è voluto un po' che tornasse alla testa da giù. No, ero distratta perché vi volevo dire che se questa posizione risulta un po' difficile, soprattutto a volte perché è un po' rigido e difficile, potete mettere le mani sotto le cosce oppure un pochino più su. Andiamo a staccare i piedi da terra. Molto importante quando lo facciamo che la schiena e la pancia spinga la zona lombare e la porti a essere rotonda, non arcata. Che il peso delle gambe dovrà finire sull'addome, non sulla colonna vertebrale. Questa è la ragione. Adesso, quindi, dall'ombelico viene spinto in dentro, arrotondo bene la zona lombare, stacco i piedi da terra. Adesso, cerchiamo di non cadere, ma se dovessimo cadere, non mettete i gomiti dietro, lasciateli cadere. Spero sul tappetino, non dietro lo stecchio come me, nel caso. Stendo una gamba, la posizione del corpo non cambia. E poi stendo l'altra. Man mano che vado a stenderla la gamba, devo veramente tirare sempre di più l'ombelico in dentro. Come se fosse un elastico, un capo è l'ombelico e l'altro capo è la gamba. Che vado a tirare. Se non riesco a stenderla del tutto la gamba, non è importante. Ma sicuramente terrò per qualche istante la posizione massima e poi solo dopo ripiego. Ah, se sono bravissima e già questo esercizio lo faccio facilmente, posso provare a stendere entrambe le gambe. E ripieghiamo. Mi raccomando, se cadete non mettete i gomiti, lasciateli cadere. Tenendo il mento al petto, meglio, sarebbe fantastico. Inspiro, espiro,
Ci sono foto meravigliose di Pilates che stava in questa posizione, prendeva le dita dei piedi e stava in questa posizione e si narra che lui facesse così le sue interviste perché diceva che stava comodo. Voilà! Questi esercizi di equilibrio sono molto importanti perché migliorano la nostra propriocettività. La propriocettività indica tutti quei movimenti involontari che però il nostro corpo fa per salvarci dalle situazioni, quelle diciamo più veloci, più istintive. Prendo una buca, il corpo reagisce, c'è una frenata, il corpo reagisce. Ancora prima che la mente guidi, il corpo già si è mosso. Quindi questi sono i movimenti di propriocettività che nel tempo diminuiscono come rapidità di reazione. Invece con questi esercizi andiamo proprio a stimolare la possibilità di mantenere questo tempo di reazione rapido, che ci può salvaguardare da tanti piccoli infortuni. Ritorniamo alla palla. Questi prossimi esercizi che facciamo sono per chi ha una schiena già un pochino flessibile o sicuramente chi ha già fatto un percorso con me, non è per chi ha problemi alla colonna vertebrale come scoliosi, ernie. In questo caso vi do una variante. La variante che vi faccio fare è questa, quella di avvicinare il più possibile i talloni ai glutei, la schiena per ora giù, le spalle belle aperte a terra, le braccia vicine a voi tese, strizzerete i glutei, salirete, rimarrete 10 secondi e poi la cosa importante è che andrete a riportare sulla schiena una vertebra dopo l'altra. Davvero il coccige dovrà scendere per ultimo, fino a che non risentite il bacino in posizione neutra, per poi ricominciare. È importante anche spingere le braccia dentro il pavimento, quindi non muovete solo i glutei. Per chi può invece, ha una schiena più flessibile, portiamo la palla dietro alla nostra schiena. All'incirca il punto è poco sotto l'attaccatura del reggiseno, per intenderci. Alziamo un momento il bacino e portiamo un po' la schiena rotonda, quindi spingiamo un po' i glutei in avanti e poi ci risediamo. Intrecciamo le dita delle mani, le portiamo dietro la testa, ci aiuterà un po' a sostenere il peso della testa, questa posizione delle braccia. Attiviamo bene il centro, spingiamo l'omerico al massimo. E davvero proviamo a portare, immaginatelo, il naso dentro l'ombelico, più possibile, fuori l'aria. Lasciate un momento, ancora, spingete. E l'ultima volta. Piano piano, ma veramente piano piano, scendiamo completamente giù. Ma mi raccomando, la testa dovrà lasciarsi andare solo all'ultimo. Piano piano, piano piano, molto lentamente. E alla fine lasciamo andare la testa. C'è qualcuno che potrà toccare terra con la testa? Alcuni no, non importa. Per risalire, la prima cosa che dobbiamo fare è aiutarci con le braccia per far salire solo la testa all'inizio. Mento bene al petto e poi risalgo con un ombelico forte che spinge verso la colonna vertebrale e ci riporta su. Ancora. Scendiamo fuori l'aria, piano piano. Se possiamo, piano piano apriamo anche bene i gomiti.
Prima portiamo il mento al petto, ci aiutiamo con le braccia e poi recupero la salita con l'ombelico. Ancora. Mento al petto, ombelico. Andiamo, scendiamo. Poi la pancia trema, quando scendiamo, perché scendiamo molto lentamente. Cerchiamo di lasciare andare i gomiti a terra. E risaliamo. Sicuramente in queste ultime ripetizioni potrete notare che la vostra schiena si apre sempre di più e forse adesso la destra, anche se prima non toccava terra, adesso riuscirà. Facciamo un bel respiro in questa posizione, grande, grande. Fuori tutta l'aria. E su. Attiviamo bene l'addome. Naso verso la pancia. E questo lo possono fare anche chi ha fatto la variante, rimanendo con la schiena attaccata al pavimento. Una gamba solo al petto e il gomito lo vuole raggiungere, ginocchio e cambio. Pensate di portare proprio il ginocchio verso il gomito, è un po' più in alto che verso la mano, verso il naso. E risaliamo su, togliamo la palla e molto lentamente aiutatevi proprio a scendere con le mani sotto le cosce, ci riportiamo giù. Fate un bel respiro, godetevi questa sensazione di questa schiena molto più distesa, a terra, molto più aperta, molto più presente, molto più, direi. No, sentitela davvero come queste si fosse veramente aperta in tutte le direzioni, anche quelle non solo d'altezza, ma anche quelle laterali. Dici, ma io volevo dimagrire. È impercettibile, solo la sensazione. E questo è perché abbiamo disteso davvero la colonna vertebrale, abbiamo veramente aperto le nostre spalle. Adesso useremo la palla per degli esercizi per tonificare le gambe e andare a sentire bene bene, a sentirle anche leggere, perché andiamo proprio a svincolare bene, a sciogliere le nostre anche. Quindi, anche questo esercizio, per chi ha problemi con la schiena, consiglio di farlo solo con un paio di cuscini e non con la palla, o per chi insomma non l'ha mai fatto questi esercizi. Quindi scendiamo con la schiena, poi alzeremo un pochino il bacino, con le gambe al petto faccio un piccolo jump e metto proprio la palla all'attaccatura, esatto, quasi dove c'è l'elastico del pantalone, proprio tra i reni e l'osso sacro. Gambe al petto, respirate, le mani tengono la palla, in modo che non vada via. Una gamba si stende verso il mio naso e una
dall'altro lato come una forbice. Recupero al centro. E tutte e due al petto. Sentite in questo momento, quando avete le gambe al petto, come la schiena è bella rotonda, e cercate, grazie alla spinta dell'ombelico in dentro, di mantenerla così rotonda anche quando avete le gambe qui. E ripieghiamo. In questi esercizi non ve l'ho detto prima, ma in realtà si lavora anche moltissimo l'addome. Normalmente si sente tantissimo, ma certo, solo se lo tirate in dentro. Questo è importante. Se mantenete davvero la schiena rotonda, lo sentirete tantissimo. Rimaniamo con le gambe a 45 gradi tese e facciamo dei cerchi. Tenete forte l'ombelico, così davvero le anche si vanno veramente a sciogliere. L'articolazione coxo femorale, proprio l'attaccatura del femore all'anca, in quel punto si va a creare spazio e ovviamente stiamo lavorando sempre tonificando le gambe, la schiena, l'addome, i glutei. E cambio. Dall'altro lato. 2, 3, 4, 5 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5 l'ultima volta. Gambe al petto e riposo. Sentite che un po' non era proprio così rotonda quando le gambe erano lontane da noi, eh? Quindi cerchiamo sempre di più di mantenerla, ed è per questo che anche facciamo il movimento fluido, per mantenere e aggiungere senza perdere la posizione che avevamo creato prima. Piccolo e veloce, un walking. Sfioriamo i talloni e scendiamo. E risaliamo. Teniamo le gambe a 45 gradi e sbattiamo i talloni. Spero che riusciate a vedermi bene. Rilassiamo, gambe al petto. Mi sono un po' più girata, eh? Voi no, non lo fate. Ripetiamo questo esercizio. Ruotiamo un po' le ginocchia verso l'esterno, sbattiamo solo i talloni, le punte non si toccano, strizziamo forte i glutei. E al petto. Fuori tutta l'aria, stende le gambe. Adesso di nuovo una bella forbice, spingo la gamba, questa più possibile verso terra, ma cerco di non piegare il ginocchio e di tenere l'ombelico. Respiriamo. Cambio. Ovviamente per non cadere e compensare bene, la gamba in alto deve spingersi verso
la nostra fronte. Cambio. Cambio. E andiamo a muovere queste due gambe. Due ne abbiamo, dici? Vabbè, non fate caso alla mia ironia, che non si capisce da dove arriva, se è sicula, se è genovese, un po' toscana, un po' romana, non mi permetto, che poi i romani mi dicono che non ho il vostro accento. Allora, stavo dicendo, slanciamo proprio le gambe, bando alle ciance, slanciamole piano piano che si sono scaldate adesso. Immaginiamo davvero di toccare terra con il piede. E slanciamo, forza. L'ombelico, tirato indietro al massimo, non lo lasciate. E andiamo, eh? Un po' più rapide, forza! Rilascia, gambe al petto. Tieni le gambe dietro di te, se puoi, senza alzare il bacino dalla palla, flex point i piedi. Da qui andiamo a disegnare un cerchio, aprendo le gambe. Io non ci sto. Aspettate, mi sposto. Fate un bel cerchio. Quindi da dietro, grande. Se mi vedete. E cambiamo dall'altro lato. L'ultima volta, inspira. E rimani qui. Ah, non ci pensare, non ci pensare a quello che senti. Lascia un po' le ginocchia morbide. Sfruttiamo il peso delle nostre gambe, della gravità, per lasciare andare un po' questo interno coscia, per rallentare e sciogliere le nostre anche. Pieghiamo le ginocchia, estendiamo le gambe completamente. Thank you.
Rilassiamo le gambe al petto. Abbandonatele completamente. Respirando. Cercate di incamerare più aria possibile adesso. Portiamola dappertutto quest'aria, questo ossigeno. E piano piano togliamo la palla e riportiamo la schiena giù e rimanete immobili, con le gambe piegate come me, solo qualche istante. Godetevi di questa meravigliosa sensazione, anche di questa zona lombare che si è proprio distesa. Sembra quasi che ci sia un buco nel pavimento, eh? Non c'è, non controllate. Rimaniamo un po' così fermi, datemi retta, non vi muovete, state solo qualche istante ancora. Avviciniamo i talloni ai glutei, portiamo le braccia in alto e più che possiamo i talloni e i glutei, andiamo a portare il bacino in alto e scendiamo con le mani, se possiamo, fino a prenderci le caviglie. Provateci e poi strizzo forte forte i glutei su. Respiriamo profondamente. Stiamo su, strizzate sempre di più i glutei, quando siete stanche, strizzate di più. E piano piano scendiamo. Portiamo un istante le gambe a petto, fuori l'aria. E dondoliamo un po'. Massaggiamo i nostri reni a destra e a sinistra. E solo se avete il tappetino bello spesso, rotoliamo un po' sulla schiena. Facciamo leva con le nostre gambe, mani dietro le cosce. Teniamo il mento al petto. E torniamo. Quest'ultimo esercizio, sempre se avete un tappetino un po' più spesso, mettete degli asciugamani per fare spessore in modo da non farvi venire i lividi della colonna vertebrale. Magari qualcuno di noi ce lo può avere un po' sporgente, perché ad esempio è molto magro, eccetera. Serve proprio a riattivare tutto il nostro sistema nervoso, perché sulla colonna vertebrale passa davvero di tutto. Se a volte vi sentite magari un po' spenti, poco energici, fate solo questo ultimo esercizio e già cambierà. Mi piacerebbe finire con una buona respirazione, che anch'io ho bisogno, che ho fiato corto stasera, sentite? E quindi vi vorrei portare a fare una piccola meditazione di un minuto. Solo un minuto.
Ecco, provate, eh? Preparatevi. Se volete, copritevi un momento, se avete sudato. Chi vuole cantare e vibrare insieme a me il mantra è benvenuto. Anche gli altri lo sono. Ma se volete insieme a me sentire questa bellissima musica e canticchiare, è un valore aggiunto. Intanto mettiamo le nostre mani sul cuore, la prima alla sinistra in appoggio e poi la destra, schiena dritta, mento in dentro, occhi chiusi e sguardo in questa zona, in questo punto tra le sopracciglia. Vi invito a fare una respirazione lenta, lunga e profonda solamente dal naso. Namo namo,
Inspiriamo profondamente, poi tratteniamo l'aria dentro. E fuori l'aria. Ripetiamolo altre due volte, così. E fuori. L'ultima volta, inspiriamo. E fuori. Grazie, grazie, grazie. Spero che vi siano venuti bei pensieri o che abbiate potuto fare più ordine nella vostra mente con questo momento di silenzio. Ma anche se non avete fatto nulla, questo tipo di respirazione è un po' come un allenarsi nell'avere una respirazione più profonda e più tranquilla e più calma, e quindi naturalmente poi è un allenamento a mantenerla senza doverci pensare anche nella nostra quotidianità, e questo ci permette appunto di essere più calmi, ma anche avendo questo respiro più profondo di essere sempre un pochino più in contatto con noi stessi. Grazie, grazie infinite a tutte voi, a tutti voi. Vengo a salutarvi, anche più leggere stasera, per tutti, schiena libera da tensioni, lezione con la palla che voi so che preferite in assoluto. Era anche un benvenuto di nuovo a Maria Vittoria, che ha fatto un po' di assenza. Spero che tu l'abbia gradito, Maria Vittoria. Bene, bene, ottimo che tu adesso stai meglio rispetto a prima, sono molto contenta. Eccolo qui il mio cagnolino che gli piace un sacco questo timbro di voce, si vede. Mi sta dicendo con un tono di voce allegro, il mio cane. Bene, sicuramente più allegro dell'inizio, lo notate? Anche a me quanto fa bene? Va bene. Chi c'è là al buio che non vedo? Ah, ecco, ecco. Allora, donne, vi ringrazio. Ci vediamo mercoledì, sempre alle 18. E grazie per questi complimenti. Ah, vi prego, qualcuno di voi forse me l'ha fatta mi l'ha scritta una testimonianza su Facebook, ma io non sono riuscita a recuperarla, non so dove. La notifica mi è arrivata, ma poi cercandola non l'ho vista. Mi piacerebbe avere una vostra testimonianza anche su WhatsApp, se preferite, o su Facebook, sulla pagina Pilates Silverer. Qualche riga, se vi fa piacere, insomma. Ok? Grazie a tutti. A mercoledì.